Chiara aveva 24 anni quando ha perso Blue Eyes, il cane che era cresciuto con lei. I suoi genitori all'inizio non volevano prenderlo, Chiara però lo sognava da quando era bambina e alla fine hanno ceduto. Chiara ricorda i giorni insieme a lui, le coccole, le carezze, le corse nei parchi e ricorda poi le lacrime quando lui se n'è andato per un tumore. Blue Eyes aveva 9 anni, dice, ed era bellissimo. Ho provato un dolore enorme, ho pianto tanto. Lo rivedeva in ogni cane, finché a un certo punto è riuscita a trasformare il dolore in qualcosa di positivo. Ha iniziato a collaborare con le associazioni, finché ne ha fondata una tutta sua. In questi 4 anni, Chiara ha salvato almeno 500 cani abbandonati e maltrattati, trovando per loro delle famiglie. La chiamano da tutta Italia, a volte si sveglia in piena notte per andare al casello autostradale a recuperare i cani salvati e portarli personalmente in un luogo sicuro. Questo è un impegno che le porta via quasi 8 ore al giorno. Sto tralasciando l'università di medicina, dice Chiara, per aiutare i cani a sopravvivere, ma non importa, perché non sono soltanto animali, sono esseri viventi che provano emozioni, sentimenti. E quando i cani maltrattati arrivano in una nuova famiglia adottiva, i loro occhi cambiano espressione, continua Chiara, sono finalmente felici e si vede.